Amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Questa è la puntata numero 57, come possiamo vedere, essendo questo testo molto ampio, nella mia versione digitale stiamo a pagina 566 di 771, quindi per forza di cose, ecco, la durata, ecco, avendo praticamente letto quasi tutto quello che c'era scritto, salvo qualche passaggio un pochino più tecnico, un pochino più teologico, è inevitabile che per appunto cercare di dare una presentazione esaustiva, occorrano molte, molte catechesi. Per quanto mi riguarda, insomma, è un grandissimo piacere ed arricchimento, anzitutto per me, ascoltare queste parole, doverle poveramente commentare, ecco perché, come più volte abbiamo avuto modo di evidenziare, ecco, la figura della Madonna che emerge da questi scritti, come ha egregiamente notato il padre Roschini, che certamente era molto più, a parte molto più santo di me, ma molto più competente in teologia e mariologia di me, fondatore del Marianum, quindi se n'era ampiamente accorto, fino al punto da dedicargli appunto un manuale un po' particolare di mariologia e addirittura dei cicli di lezione nell'università da lui stesso pontificia, da lui stesso fondata. Quindi sicuramente è tempo ben impiegato. Stiamo trattando la materia ampia dell'Immacolato Concepimento. Abbiamo già fatto due incontri al riguardo. Questa è la terza parte e cominceremo questa sera la sezione dedicata ai fondamenti dell'Immacolato Concepimento. E non so se riusciremo ad esaurirla, speriamo. Ecco, e cioè, in base alla Mariologia Valtortiana, andare a reperire quegli stessi poi fondamenti che la bolla ineffabilis Deus del Beato Pio IX, benedetto sia per questo dogma che ha donato alla Chiesa, e ha poi evidenziato, sappiamo tutti quanti bene che l'Immacolato Concepimento è una verità rivelata da Dio, ecco, ma contenuta solo implicitamente, indirettamente, sia nella Sacra Scrittura, ed elaborata anche nel corso della tradizione della Chiesa, come vedremo, soprattutto sulla base del parallelismo Adamo, Cristo, Eva, Maria. Comunque, vediamo subito, passiamo subito alla lettura per metterci in ascolto, ecco, di quanto ci viene dagli scritti valtortiani di indicazione al riguardo di questo punto fondamentale, ecco, della verità di fede dell'Immacolato Concepimento. Secondo l'opera valtortiana, l'apostolo ed evangelista San Giovanni, fin dal tempo in cui la Vergine viveva ancora sulla terra, sarebbe stato a conoscenza del singolare privilegio dell'Immacolato Concepimento. Molto bella questa cosa. San Giovanni, l'innamorato di Gesù e quindi anche necessariamente di Maria, colui al quale Gesù ha affidato l'ultima parte della vita terrena della Madonna, dandogli una grazia immensa, oltre che un onore e certamente un piacere, un diletto immenso, insomma, vivere con la Madonna. Beato San Giovanni, insomma, no? È il primo conoscitore, quindi è stato tra gli apostoli e tra i teologi. San Giovanni, nell'antica tradizione della Chiesa, veniva chiamato San Giovanni il teologo, perché il Vangelo di San Giovanni, come è noto, diciamo, consiglio per gli acquisti, il ciclo di catechesi, anche questo che va avanti ormai da diverso tempo, perché sai, il Vangelo di San Giovanni potrebbe durare 10 anni tranquillamente, un ciclo di catechesi bibliche sul Vangelo di San Giovanni, e non sarebbero ancora abbastanza, per quanto è bello e articolato. È chiamato San Giovanni appunto il teologo per questo motivo, e quindi sappiamo, il primo grande teologo, il primo grande assertore dell'Immacolato Concepimento, è stato San Giovanni. Avendo infatti la Vergine espresso il desiderio di terminare la sua vita terrena, laddove Gesù era sceso al Padre, l'apostolo San Giovanni le disse: "Ascenderai tu pure, o madre?" Dice: "No", si sentì rispondere da Maria, "non sono Gesù io,
Nacqui umanamente, ribatte la Madonna. E lui riprende, ma senza macchia d'origine. Replicò San Giovanni, mostrando così di conoscere il singolare privilegio di cui la Vergine era stata insignita. Privilegio che, come ben sappiamo, la Madonna ha conosciuto con certezza quando l'angelo la salutò come piena di grazia nel momento dell'Annunciazione, no? Come l'aveva saputo? Qual è il suo mezzo di informazione? Chi gliel'ha detto a Gesù? A San Giovanni che la Madonna era immacolata. È ovvio, gliel'ha detto Gesù stesso, il maestro. Dice infatti sempre San Giovanni: io sono un povero pescatore ignorante, non so di dottrine e scritture altro che ciò che mi insegnò il maestro. Mi fa un po' impressione sentire San Giovanni che dice queste cose, insomma, cioè le vette dottrinali del suo Vangelo e delle sue lettere sono veramente straordinarie, no? Vabbè. E per questo forse so più dei rabbì, dice, però sono come un fanciullo, aggiunge, perché sono puro. La verginità è una grandissima fonte di conoscenza. Questo era vero ieri, come è vero oggi. Il motivo per cui, per esempio, il clero latino ha questa corona, questa gemma del celibato, si fonda su questo, sull'esimio, non soltanto sull'esimio valore della verginità, come imitazione di Gesù e di Maria e come modello di vita dato a loro, ma su questo fatto che una persona totalmente vergine, certamente anche nel corpo, ha una facilitazione, ecco, sia nella conoscenza che nell'amore di Dio. Per questo che la verginità è stata sempre portata in pianta di mano nella Chiesa, non soltanto la verginità che da tutti i fedeli deve essere apprezzata, perché tutti sono chiamati oggi come ieri, anzi ancora più oggi che ieri, a custodirla a vita se non si sposano, fino alle nozze se si sposano, a vita consacrandola a quelli che diventano sacerdoti, frati, suore, monaci e monache, insomma, no? Ecco, quindi San Giovanni lega la sua conoscenza, dice: io sono ignorante di per sé, quindi non so di lettere e dottrine. Se non mi ricordo be molto bene quello che ha detto il maestro, però sono puro come un fanciullo. E questo che cosa sta dicendo? Quindi mi dà una sapienza che non le lettere, non le dottrine, non la scienza e non l'intelligenza danno. E per questo, infatti prosegue lui, forse so più dei rabbi di Israele, perché egli lo disse: Dio nasconde le cose ai sapienti e le disvela ai piccoli, ai puri. Gesù nel Vangelo cosa ha detto? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chiaro, essere puro di cuore è più che essere puro di corpo, d'accordo? Però sicuramente uno che non è puro di corpo, certamente non è puro di cuore, eh? Quindi. E per questo penso, dico meglio, sento che tu avrai la sorte che avrebbe avuto Eva se non avesse peccato. E più ancora, poiché tu non sei stata sposa di un Adamo uomo, ma di Dio per dare alla terra il nuovo Adamo fedele alla grazia. Sento, dice San Giovanni, dice, penso, anzi sento. Vedete come qui c'è tutto quanto un filone, no? Sappiamo che San Giovanni è l'apostolo dell'amore, no? Sappiamo anche che nella teologia cattolica, mi si permetta questa digressione, c'è sempre stata un po' un riverbero anche poi della grande, diciamo, biforcazione del pensiero umano, se vogliamo, no? Tra Platone e Aristotele, la via dell'intelligenza e la via dell'amore. Aristotele è la via dell'intelligenza, Platone è la via della volontà e dell'amore. Nella Chiesa sono poi diventate la scuola domenicana, San Tommaso d'Aquino, e la scuola francescana. Guarda caso, chi è stato il teologo che è arrivato all'Immacolata Concezione? San Tommaso non c'era arrivato, e manco Sant'Agostino. Don Scoto. Io sto approfondendo tante cose sul peccato originale, mi sono arrivato tantissimi studi al riguardo, e quali sono stati gli autori maggiormente inclini a una certa lettura del peccato originale? Beh, di nuovo, Duns Scoto, non San Tommaso d'Aquino.
Quindi questo perché l'amore, qui Papa Emerito, Papa Benedetto XVI, che fece una bellissima tesi dottorale, io l'ho studiata quando feci la tesi dottorale mia perché mi serviva per un capitolo su San Bonaventura, grande teologo francescano. Benedetto XVI, il teologo Ratzinger, era su questa linea teologica, quindi sulla teologia dell'amore, no? Che è quella che poi nel XX secolo è stata, diciamo, percorsa più degli altri dal celebre teologo, amico di Josef Ratzinger, Hans-Urs von Balthasar, no? Cioè, l'amore arriva, vediamo anche nel Vangelo di San Giovanni, no? Il racconto della corsa di San Giovanni e di San Pietro al sepolcro dopo che Maria di Magdala ha detto guarda che il sepolcro è vuoto. Dice, corsero tutti e due, ma arrivò per primo Giovanni. Poi ha fatto entrare prima San Pietro, ma è arrivato per prima lui. No, cioè questo non è soltanto, come dire, una descrizione, diciamo così, del fatto che San Giovanni era più giovane di San Pietro, correva più veloce, è arrivato prima. Sì, certamente c'è anche questo, ma lì c'è insinuato che l'amore arriva prima. Arriva prima. San Pietro è l'istituzione, quindi è il Papa, no? San Giovanni non è stato il Papa. Attenzione, il Papa è stato San Pietro, ma è arrivato prima lui al sepolcro. Poi ha fatto entrare San Pietro. San Pietro ha guardato e si è messo le mani nella sua santa testa brizzolata. Invece San Giovanni, appena entrato, vide e credette, nota subito. Subito! Ci è arrivato subito. Perché l'amore c'è una marcia in più. E quindi lui ci arriva in questo modo. Dice, non penso, sento che tu sarai. Avrai la sorte di Eva, questo è quello che cioè, la Chiesa presenta alla Madonna. Vuoi vedere quello che sarebbe stato il disegno di Dio sull'essere umano? Dice, puoi guardare Cristo, dice, ma Cristo è anche il figlio di Dio. Allora va bene. Guarda la Madonna non è una dea, quindi su questo proprio possiamo. La Madonna è una di noi, da un punto di vista ontologico. Non è una dea, è un membro della razza umana. È pienamente donna, d'accordo? Quindi appartiene al genere umano e stop. Ecco, vai però a vedere quale sarebbe stata la nostra vita senza il peccato. Guarda Maria. Ecco. E tra l'altro ci manca pure qualcosa perché devi guardare Maria entro certi limiti perché Maria, poverina, ha sofferto un'enormità di pene, non per i peccati suoi, ma per i nostri. Ecco, però. Diciamo così, alcune cose del peccato non le ha conosciute, quindi le malattie e la corruzione della morte, soprattutto. Non le ha proprio conosciute, così come i travagli del parto. È rimasta indelebilmente, inviolabilmente vergine, prima, durante e dopo. Anche questo, tanti padri della Chiesa hanno riflettuto su queste cose, no? Allora, comunque è di fede che l'Immacolato Concepimento di Maria, riprendo la lettura, Santissima, è stato rivelato da Dio, come ha definito solennemente Pio IX, l'8 dicembre del 1854 con la Bolla Dogmatica Ineffabilis Deus. Esso poggia su tre solidi fondamenti, che tra l'altro sono molto bene illustrati negli scritti valtortiani, e li vedremo adesso. Ossia, ha un fondamento biblico, ha un fondamento nella tradizione, Maria Nuova Eva, già accennato prima, e ha un fondamento dogmatico, quale il fatto che la Madonna è stata la madre di Dio. Allora, biblico, patristico e dogmatico, quindi scrittura, tradizione e magistero. Ok? Andiamo al fondamento biblico. Tutti, praticamente tutti quanti, sanno che il fondamento biblico del singolare mistero, appunto dell'Immacolata Concezione, e la Bolla Ineffabilis Deus evidentemente lo evidenzia subito, si trova nel cosiddetto Protovangelo, il famoso passaggio Genesi 3,15. Io porrò inimicizia fra te, o serpente diabolico, e la donna, tra la discendenza tua e la discendenza di lei. Questa ti schiaccerà il capo e tu ti avventerai al suo calcagno. Ok? La Madonna appare qui unita al suo figlio, è la discendenza della donna che schiaccia la testa al diavolo, quindi nelle inimicizie, nella lotta e nel trionfo sul serpente diabolico e sulle sue opere, che sono precisamente il peccato e la morte.
peccato e la morte sono le opere del diavolo, sono queste due, non ce ne sono altre. Queste inimicizie trionfali di Maria sul demonio appaiono evidenti nell'opera valtortiana. Essa è la vincitrice con Cristo del dragone maledetto e perciò mai fu da lui vinta, ma fu sempre a lui soggetta. Si legge nei quaderni del 43, 8 dicembre. Dice la Vergine: ho tenuto dal momento della mia immacolata concezione il capo di Satana sotto il mio calcagno di senza colpa. Chi è che può trionfare sul diavolo? Dice la scrittura, nel Nuovo Testamento, San Pietro, se non ricordo male, che uno è schiavo di colui che l'ha vinto. E qual è stata la vittoria di Satana sui membri della razza umana? Farli cadere nel peccato. Quando è che Satana vince contro di noi? Quando ci fa commettere un peccato mortale. È una sua vittoria perché nessuno è costretto a commettere un peccato. Per commettere un peccato non devi cedere a una tentazione. Quindi c'è un combattimento in cui soccombi. E Satana gongola, e Satana trionfa perché ti ha battuto, ti ha vinto, ti ha dato scacco matto su questa questione e su questo aspetto. Ecco, con la Madonna se n'è tornata a casa piena vita. È vero che purtroppo noi, a differenza della Madonna, abbiamo il peccato originale. Nel peccato originale siamo tutti già vinti, purtroppo, perché avvelenando il progenitore ci ha purtroppo tutti quanti attratti nella sua schiavitù. La Madonna con l'Immacolata Concezione è stata sottratta dalla schiavitù dipendente dal peccato originale, ma non è mai caduta in quella successiva, in quella del peccato attuale, a differenza di Eva. C'è un passaggio fondamentale del libro della Genesi, è il serpente seduce Eva e Eva poi corrompe Adamo. Questo deve essere sempre tenuto presente. Quindi, riprendo la lettura, il trionfo di Maria sul peccato fin dal primo istante della sua esistenza. Si noti il livore dimostrato da Satana, qui adesso leggiamo un passo bellissimo, in occasione della nascita della sua vincitrice, la nascita di Maria. Io ho un bellissimo, nell'abside della mia meravigliosissima chiesa, insomma, una delle più belle della diocesi di Latina. Sono credo un privilegiato ad essere capitato a sermone di una chiesa tutta di Maria, tra l'altro. Nell'abside ci sono una serie di dipinti, sono 8 dipinti che partono dalla nascita di Maria fino alla Assunzione e intronizzazione in cielo. Bellissimo, la nascita di Maria. Perché già la nascita di Maria, sapete che la Chiesa, oltre alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo, festeggia soltanto altre due date di nascita nella liturgia, quella della Madonna e quella di San Giovanni Battista, cioè della madre del Salvatore e del precursore del Salvatore. Tutti gli altri non si festeggia la data della nascita, si festeggia perché il Dies Natalis non è quello in cui veniamo in questo mondo. Il Dies Natalis, quello che bisogna sospirare, è il giorno in cui lasceremo questo mondo e finalmente andremo a vivere, d'accordo? Perché qui sì, uno tende bene alla santità e sì, la vita terrena può diventare insomma un'anticamera del paradiso, ma il paradiso non ci diventerà mai. Quindi cominciamo a vivere il giorno della nostra morte corporale. Però, per due, bisogna festeggiare la data di nascita. La Madonna e San Giovanni Battista. Allora, nell'imminenza della nascita di Maria, questo perché sti diavoli che stanno sempre a pensare cose, chi lo sa che succede, insomma, se il nostro Signore gli permette di capirci qualcosa, non si capisce, insomma, non sappiamo bene di come funzionano le dinamiche trascendentali, chiamiamole così, no? Ecco. Comunque si scatena un temporale violentissimo, mai veduto, quando è nata la Madonna. Ci viene la sera anticipata dalla furia temporalesca che è violentissima, acqua torrenziale, vento, fulmini, vi è di tutto, meno la grandine che è andata ad abbattersi altrove. Uno dei garzoni nota questa violenza e dice:
Sentite a quei tempi, un garzone. Cioè, sembra che Satana sia uscito con i suoi demoni dalla Geenna. Ma tu guarda che nubi nere. Ma senti che fiato di zolfo che c'è nell'aria, e fischi e sibili e voci di lamento e maledizione. Se è lui, dice sto garzone, ah, è furente questa sera. L'altro garzone ride e dice: interessante, guarda, in contesti intrisi di fede, no? Che belle che sono queste cose. Queste si fanno beffe del diavolo. Belle cose, eh? C'è l'altro garzone ride. E dice, gli sarà sfuggita una grande preda, oppure Michele lo ha percosso con nuovo folgore di Dio e lui ne ha corna e coda mozze e arse. Guarda che belle queste cose qui, no? Voglio vedere in quanti scherzano in questo modo, in questi nostri brutti tempi, no? Ci passa di corso una donna e grida: Gioacchino, sta per nascere! E tutto fu svelto e felice. E scompare come una anforetta tra le mani. Il temporale cade di colpo dopo un ultimo fulmine, così violento che sbatte contro le pareti tre uomini. E sul davanti della casa, nel suolo dell'orto, la casa dove è nata Maria, resta a suo ricordo una buca nera e fumante. E mentre un vagito, che pare il lamento di una tortorina che per la prima volta non pigoli più ma tubi, viene da oltre la porta di Anna, un enorme arcobaleno stende la sua fascia a semicerchio su tutta l'ampiezza del cielo. Quindi il finimondo prima della nascita, l'arcobaleno alla nascita di Maria. Arcobaleno, chiaramente, si conosce un po' di Sacra Scrittura, l'arcobaleno brillò dopo il diluvio universale. Segno dell'alleanza, no? Che cosa mai vista, dicono gli astantici. Guardate, guardate. Cioè, pare che leghi in un cerchio tutta la terra di Israele. E già, ma guardate, già vi è una stella mentre ancora non è scomparso il sole. Che stella! Brilla come un enorme diamante. Guardiamo come tutta la creazione. La stella. Chi è la stella? Parole di San Bernardo. Guarda la stella, guarda Maria, no? E la luna là è tutta piena. La donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, no? Mentre ancora mancano 3 giorni al suo essere. Ma guardate come splende. Quindi luna piena, che anticipa la fase della luna piena, tutta splendente. Vedete come la creazione partecipa, il creato fa festa, la nascita di Maria. Cioè, le donne sopraggiungono festanti con un batuffolino roseo fra candide tele. È Maria. Anche le donne parlano del temporale, del prodigio della luna, della stella e dell'immenso arcobaleno. Detto questo, c'è il commento di Gesù. Di Gesù in persona, quindi alla nascita di sua madre. E Gesù dice al demonio: attenzione, ora sei vinto in una donna e per la donna. E aggiunge: la sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diletta ad una super perfezione che annullasse almeno in una ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana, per cui non da casto abbraccio d'uomo, ma da divino amplesso che fa trascolorare lo spirito nell'estasi del fuoco sarebbe venuto il figlio. Queste parole non possono essere commentate, cioè leggo e basta, insomma, le lasciamo come sono perché nostro Signore che ti vuole commentare? E prosegue: fischia, o Satana, il tuo livore mentre ella nasce, questa pargola ti ha vinto. Prima che tu fossi il ribelle, il tortuoso, il corruttore, eri già il vinto e lei è la tua vincitrice. Lei è la tua vincitrice. Capiamo tra le righe cosa ci si sta dicendo già da questa sera, eh? Il segreto per vincere il diavolo, per tenerlo lontano da noi, è la Madonna. Questo l'hanno sempre insegnato tutti quanti i santi e maestri di spirito, i papi, a Iosa, d'accordo? Il segreto è la Madonna. Prosegue. Mille eserciti schierati, dice Gesù, nulla possono contro la tua potenza. Cadono le armi degli uomini contro le tue scaglie, o perenne.
E non vi è vento che valga a disperdere il lezzo del tuo fiato. Ma chi si può mettere a combattere contro il diavolo? Ragazzi, amici, amiche. E il diavolo, se il nostro Signore non lo tiene buono, ma ci proprio distrugge, ci fa a 100.000 pezzi, non c'è forza che lo possa fermare, eh? Non esiste. Lo dice Gesù, c'è 1.000 eserciti, ma sai che gli fanno al diavolo? La potenza di questo angelo ribelle, se si prescinde da Gesù, da Maria e dalla Santissima Trinità, è invincibile. Nessuno di noi può competere contro il diavolo, nessuno. Noi possiamo competere contro il diavolo se siamo cristiani e siamo pure mariani. Allora sì. Allora è un altro discorso. Ma solo se siamo cristiani e se siamo mariani, eh? Proseguo la lettura. Eppure questo calcagno di infante, che è tanto roseo da parere l'interno di una camelia rosata, che è tanto liscio e morbido che la sera è a che la seta è aspra al suo paragone, che è tanto piccino che potrebbe entrare nel calice di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una scarpina, ecco che ti preme senza paura. Ecco che ti confina nel tuo antro. Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in fuga, un vagito di una neonata. Tu che non hai paura degli eserciti, il diavolo non c'ha paura di nessuno, se non di Dio e della Madonna. E il suo alito purifica il mondo dal tuo fetore. Noi siamo appestati, questo mondo, purtroppo, dove tuttora regna il principe di questo mondo, perché mica vediamo in giro il regno di Dio, eh? Il regno di Dio è promesso dal Signore, è incipiente nella Chiesa, ma siamo belli ammorbati, tutti quanti. Se qualcuno non sente il lezzo di Satana, insomma, beato a lui, se vede che ha perso l'olfatto, insomma, no? Siamo circondati. Sei vinto. Il suo nome, il suo sguardo, la sua purezza sono lancia, folgore e pietrone che ti trafiggono, che ti abbattono, che ti imprigionano nella tua tana d'inferno. Sentite le parole di Gesù: o maledetto che hai tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati. Una maledizione lanciata da Gesù per l'opera di Satana. Satana ha fatto un guaio. Ha tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati. E qui riprenderò adesso appena sto studiando molto bene la faccenda del peccato originale, la sto molto molto approfondendo. Che significa hai tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati? Punto interrogativo. Attenzione alla parola. Che significa? Che significa? Espressione molto significativa, eh? Non semplicemente che Dio sarebbe stato, sì, certamente, padre di tutti quanti gli uomini perché nessuno avrebbe conosciuto il peccato e quindi erano tutti quanti figli di Dio per adozione. Questo, certamente sì, ma forse Gesù fa riferimento ad una differente modalità di nascita degli esseri umani se non ci fosse stato il peccato originale? Io sto approfondendo questa cosa, la maggioranza dei padri della Chiesa ne era convintissima. Non qualcuno, una montagna, mi sono arrivate insomma delle informazioni documentate con i passi citati di fior di padri, insomma, no? Ecco, adesso appena avrò tutto quanto il quadro completo, ecco, tornerò in maniera diciamo un po' più dettagliata su questo argomento, se Dio vuole. Comunque, basti per quanto riguarda il fondamento biblico. Il secondo fondamento, quello che si trova nella tradizione, con la T maiuscola chiaramente, va ricercato nel fatto che Maria fu la nuova Eva, l'opposto di Eva, colei che annullò Eva facendo a ritroso, salendo ciò che Eva aveva fatto discendendo. Discendendo. Io, dice Maria alla veggente, ho percorso a ritroso la via dei due peccatori. Effettivamente, guardate, queste sono considerazioni, rielaborazione del Roschini,
Dagli scritti valtortiani risulta il seguente parallelismo antitetico. Attenzione che il parallelismo antitetico Eva Maria è un tema molto diffuso nella patristica, da Sant'Ireneo in poi soprattutto, cioè diventa una costante. Quindi Adamo, Cristo, Eva, Maria. Una coppia è una coppia. Il disastro dell'umanità, partito dalla donna e coinvolge l'uomo. La redenzione dell'umanità parte dall'uomo, che è Gesù, il Salvatore principale, ma coinvolge e attrae, come dire, è realizzato anche con il concorso della donna. Su questo proprio, cioè, d'accordo? Allora, guardiamo il parallelismo antitetico. A Maria apparve l'angelo della luce, come ad Eva era apparso l'angelo delle tenebre. Perché il serpente allegorico è certamente allusivo del diavolo. A Maria l'angelo della luce parlò di procreazione divina, concepirai per opera dello Spirito Santo, come ad Eva l'angelo delle tenebre aveva parlato di procreazione umana. Ricordiamo che per Maria Valtorta, questa è l'allusione che ho fatto anche prima, a Maria Valtorta fu rivelato che il peccato originale fu proprio la prevaricazione dell'uomo, partita dalla donna però, di introdurre nel genere umano la riproduzione sessuata, che di per sé sarebbe stata riservata non agli uomini, ma al genere animale. Questo lo sta scritto, lo dice, è più di qualche circostanza. La cosa interessante, gli studi che sono stati fatti, e che mi sono arrivati, è che io la prima volta che lessi queste cose, le lessi in questi scritti, ma c'è una montagna di fiordi di teologi, di padri della Chiesa, che su questo punto concordano, hanno varie posizioni riguardo la modalità del peccato originale, se in questo sia consistito il peccato originale, o se dopo il peccato originale è cominciata la riproduzione sessuale, quindi ci sono sfumature differenti, ma come dire, il concordo su questa dottrina è ampiamente diffuso, ma con nomi di calibro non indifferente, cioè San Girolamo, San Giovanni Crisostomo, San Massimo il Confessore, San Gregorio di Nissa, Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nissa. E più avanti nel Medioevo, San Bernardo da Chiaravalle, il primo Sant'Agostino, quindi Sant'Ambrogio, quindi cioè ce ne stanno una, Origene, Teodoreto di Ciro, ce ne stanno una montagna, ce ne stanno, d'accordo? Ok, Maria con la sua procreazione divina, per opera dello Spirito Santo, divenne simile a Dio generando secondo la natura umana, Concilio di Calcedonia, quella stessa persona del Verbo che era stata generata dal Padre secondo la natura divina. Eva invece divenne simile al demonio, perdendo la grazia. Quarto punto. Maria, dinanzi alla proposta dell'angelo della luce, si umiliò profondamente, mentre Eva, dinanzi alla proposta dell'angelo delle tenebre, si insuperbì, ambì la somiglianza con Dio. La somiglianza dice: in che senso diventerete come Dio? Cioè, questo è quello che Gesù rivela a Maria Valtò. Che cosa significava diventare come Dio? Qual è la cosa che fa soltanto Dio? Creare, no? E se tu, come dire, usi, come dire, introduci la riproduzione sessuata nel genere umano, che cosa farai? Caspita, cioè, chi è sposato lo sa molto bene, un figlio oggi è figlio di papà e di mamma, eh? Certamente c'è la procreazione, perché l'anima noi sappiamo, data cattolici, che la crea Nostro Signore, ma c'è comunque una, come dire, una reale, come dire, strumentalità dell'essere umano. È descritto nei particolari, nei scritti di Maria Valtorta. Dice: Dio ti ha dato tante cose, ma che ti ha dato? La sai qual è la cosa più bella che c'è? È quella che Dio ti ha tolto. È il brivido, l'ebbrezza, creare, dare la vita, questo sì che è vivere, e questo vi è stato tolto. Agli animali Dio gliel'ha dato, a voi no?
Questa è la tentazione del diavolo, secondo gli scritti di Maria Valtorta. Allora, Maria obbedì a Dio, aderendo alle proposte dell'angelo della luce, mentre Eva disobbedì a Dio e aderì all'angelo seduttore, il quale, contro il comando di Dio, rivelò il mistero della propria azione dell'uomo. Maria venne fecondata nella sua verginità, mentre Eva venne dall'angelo seduttore violata nello spirito e nella carne. Attenzione, eh? Settimo punto. Maria, piena di grazia, con il prezzo di inauditi dolori, divenne la portatrice della vita e della grazia per sé e per tutta l'umanità, mentre Eva, allettata dal piacere, peccando, perdette la grazia insieme ad Adamo per sé e per tutti i discendenti. Io a suo tempo ho parlato, però mi riservo, ripeto, siccome questo è un argomento delicatissimo e su cui è possibile parlare perché non ci sono pronunciamenti ufficiali definiti sul quid e ci sono tante fonti, quindi speriamo che riesca a breve a avere proprio un quadro chiaro, netto, complessivo, che mi permetta di fare proprio un'analisi, una presentazione esaustiva dello status questionis. Maria Santissima perciò è stata preservata da qualsiasi imparentamento con Satana e perciò è stata preservata dalla contaminazione del peccato originale. Ok? Terzo ed ultimo punto, ce la facciamo, sì, ce la facciamo. Un terzo fondamento della preservazione del peccato originale è dogmatico e va ricercato nell'eccelsa dignità di madre di Dio. La madre doveva essere degna del figlio. Purezza assoluta. Una tale ragione la troviamo espressa sinteticamente nelle parole che, secondo la veggente, Elisabetta avrebbe rivolto a Maria. Santa Elisabetta, che fu piena di Spirito Santo quando la Madonna la visitò. E lo Spirito Santo sappiamo che parla sempre la stessa lingua, eh? D'accordo? Non è che cambia lingua a seconda di dove parla. Cosa le dice Santa Elisabetta, la Madonna? In te non c'è macchia se Dio ti ha scelta per madre sua. Inoltre, in forza della sua divina maternità, Maria Santissima è diventata il tabernacolo vivente del Dio vivente, tabernacolo che non poteva non essere purissimo. Questa è una mia considerazione aggiunta. Quando Dio nell'Antico Testamento diede le istruzioni per costruire l'arca dell'alleanza, non ti dico, andate a leggere un libro nel Pentateuco, scusate, tutte le cose, il legno preziosissimo, rivestita d'oro dentro e fuori, con i serafini sopra, con le ali distese sopra, cioè, qualche cosa di impressionante, perché dentro quell'arca dovevano essere posti i segni grossi della presenza di Dio, le tavole della legge, la manna con cui il popolo si era nutrito nel deserto e la verga fiorita di Aronne con cui Dio aveva indicato quale tribù di Israele doveva occuparsi dell'altissima funzione sacerdotale. Quindi è l'arca che doveva contenere Dio stesso, non i segni della sua presenza, segni grossi, perché la manna è un segno grosso, le tavole della legge è un segno grosso. E la verga fiorita di Aronne è un segno grosso, ma non è la persona di Dio, la persona del Verbo. Se ci stanno tutte quante queste cose nel costruire un'arca perfettissima per i segni della presenza di Dio, ma come se la sarà costruita l'arca sua, nostro Signore? Punto interrogativo. Ora, Gesù stesso faceva questi rilievi. Essendo venuto il tempo della grazia, Dio si preparò la sua vergine. Voi ben potete comprendere come non potesse risiedere Dio laddove Satana aveva messo un incancellabile segno. Figlioli miei cari, cioè il peccato originale lascia un segno indelebile, cioè se tu lo contrai, cioè, sì, il battesimo te lo toglie il peccato originale, ma la cicatrice, la ferita rimane.
Ecco perché noi stiamo a tribolo. Come mai che io mi sono... Cioè, scusate, no? Dopo il battesimo dovremmo essere tutti santi se non rimanesse... Cioè, se ti viene tolto il peccato originale e ogni forma di schiavitù verso Satana, saremmo tutti santi. Ma la Chiesa questo non l'ha mai insegnato. La Chiesa ha detto che il battesimo veramente ci toglie il peccato originale e ci infonde la grazia, quindi ci dà la capacità di diventare santi, ma la nostra natura rimane ferita. Noi siamo, e strutturalmente, in quanto contagiati dal peccato originale, abbiamo una malattia cronica inguaribile. Questa guarisce soltanto con la morte. Possiamo ridurne al minimo, come dire, il fastidio che ci dà, i sintomi. Se tendiamo ad elevate vette di santità, e ogni tanto però la nostra natura... come dall'araba felice, risorge e ci ricomincia a far sentire a tribolà e ci ritroviamo deboli, imperfetti, incostanti, tutto quello che facciamo continuamente esperienza. Per cui sapete che per quanto riguarda l'Immacolato Concepimento, a partire da Sant'Agostino in poi, e questo poi è la posizione che ha avuto anche San Tommaso e che è stato il motivo per cui ci sono state delle forti resistenze a fare il dogma dell'Immacolato. Era questo, cioè la redenzione di Cristo deve essere universale. Se c'è soltanto una creatura che non è stata redenta da Cristo, Cristo non è redentore universale. E se una persona non c'è il peccato almeno originale, da che cosa viene redenta? Se non nasceva quel genio di Duns Scoto, perché Duns Scoto è un genio, d'accordo, che diceva calma. Chi l'ha detto che una persona che non nasce col peccato originale non sia stata salvata? Quando noi abbiamo il Magnificat dove la Madonna dice il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore e la Madonna le bugie non le dice, d'accordo? I santi le bugie non le dicono, manco per scherzo. Se dice Dio mio Salvatore non è un modo di dire, cioè sì, dai, Dio, facciamo che è Salvatore pure mio anche se io non sono stato salvato da niente. No, cioè, se lo chiama Salvatore vuol dire che anche lei è stata salvata, ma salvata nel senso che soltanto un istante la macchia e poi è stata tolta, sarebbe stata la fine, sarebbe stata. Non soltanto perché anche Maria ci avrebbe avuto la mia stessa ferita, ma perché dentro un'anima dove c'è il segno incancellabile di Satana, ma che c'era dentro il verbo di Dio? Ma stiamo scherzando? Cioè, addirittura Satana va a avere un dominio sul verbo di Dio, ma stiamo scherzando, stiamo. Perciò la potenza operò per fare il suo futuro tabernacolo senza macchia. Certo, Dio ha dovuto fare un miracolo, perché il peccato originale, questa è un'altra cosa che è di fede, è trasmesso nell'atto stesso della generazione, si trasmette per propagazione. Nel peccato mi ha concepito mia madre. E la Madonna non è stata concepita come Gesù per opera dello Spirito Santo, è nata umanamente. E lei stessa lo disse. Quindi Dio ha dovuto fare un miracolo, una cosa assolutamente impossibile. E da due giusti, Gioacchino ed Anna, in vecchiezza e contro le regole comuni del procreare, fu concepita quella in cui non è macchia veruna. Attenzione, quel contro le regole comuni del procreare, scusate, bisogna intenderlo in questo modo perché la Valtorta stessa annota sulla copia dattiloscritta dell'opera: Maria nacque da connubio carnale. Contro le regole comuni perché per difetto organico e per età, Anna, senza un miracolo voluto da Dio, non avrebbe più potuto farlo. Capito? Quindi la Madonna non è nata per opera dello Spirito Santo, eh? Per cui l'esenzione dalla macchia d'origine è stato un miracolo che il nostro Signore ha dovuto fare, ha voluto fare. Chi depose quell'anima nella carne embrionale che rinverdiva il vecchio seno di Anna di Aronne, la nonna mia? La forza di Dio, Gabriele, fu sempre il vittorioso. In un grido di giubilo, egli, l'annunziatore, qui cioè, Gesù dà un'altra chicca, un'altra finezza, che già conosceva le vie della terra per essere sceso a parlare ai profeti, Gabriele
lo troviamo nominato nel libro del profeta Daniele già, raccolse dal fuoco divino la immacolata scintilla che era l'anima dell'eterna fanciulla. Ma qui veramente sentire queste cose, e serrandola in un cerchio di fiamme angeliche, quelle del suo spirituale amore, la portò sulla terra, in una sana, in una casa, in un seno, quello di Anna. E il mondo da quel momento ebbe l'adoratrice di Dio. Attenzione, e Dio da quel momento poté guardare un punto della terra senza averne disgusto. Un punto della terra. Attenzione, eh. Dio a noi esseri umani ci ama immensamente. Ci ama infinitamente, ci ama tantissimo, ma il peccato, non il peccato, provoca proprio il disgusto di Dio, d'accordo? Perché è una cosa orrida, bruttissima, per cui, come dire, no? Secondo il nostro modo di parlare, insomma, mi perdonerà anche l'Altissimo, insomma, se oso esprimermi in questo modo, no? È come se ci fosse, come dire, cioè, Dio vede la sua bellissima statua, l'uomo a cui vuole un bene infinito, abbrutito, bruttato di questa macchia, che è diventato brutto, che è diventato brutto. E quindi, cioè, capito? C'è questo contrasto tra questo amore immenso e quella ripugnanza, come dire, ontologica, atavica che Dio ha verso il peccato, verso il male, di cui però purtroppo ne siamo macchiati. Perché il peccato non è che esiste attaccato per aria, purtroppo, no? Esiste attaccato a me, purtroppo, solo in una creatura, solo in una. Ma io su questo vorrei un attimo concludere, cioè noi capiamo che tra le pure creature umane la Madonna è l'unica. Perché Adamo ed Eva sono stati come Maria, ma poi si sono degradati. Noi, grandissimi santi, pensiamo anche a San Giuseppe, d'accordo? San Giuseppe, che a mio modestissimo avviso non sono il sole tra gli esseri umani, dopo Maria, cioè per essere stato scelto per essere il padre di Dio di Gesù, ma quanto santo deve essere San Giuseppe, no? Ma la macchia d'origine San Giuseppe ce l'aveva. Alcuni grandi santi, veramente, cioè, se non fosse che dobbiamo per forza pensarlo, no? Anche dei grandi santi che hanno, come dire, che hanno rifulso come astri nella Chiesa, sono stati preservati fin da piccolini, hanno dato grandissimi segni di santità, cioè veramente a vedere quelli, cioè, ci mettiamo tutti quanti chi ce l'ha le mani nei capelli, eppure la macchia d'origine lì c'era. D'accordo? C'era, magari solo quella, magari avranno fatto delle cose piccolissime, solo delle imperfezioni piccolissime, ma la perfezione assoluta non c'era. E guardatevi, amici miei, che alcuni santi, cioè alcuni angioletti, a me viene in mente, non voglio fare torto a nessuno, cioè io conosco un numero limitato di santi della Chiesa Cattolica, perché per quanto in passato sono stato un divoratore, un appassionato delle vite dei santi, mica ho potuto leggere tutte quante, evidentemente, no? Ma cioè, pensare una Santa Gemma Galgani, ma quella era proprio un angelo, quella lì, o una Santa Teresa di Gesù Bambino. Insomma, sono proprio angioletti, l'ho citato anche recentemente in un altro intervento, tanto è vero che il Signore se l'ha presi prestissimo, a 24 anni, insomma, no? Per quanto erano belle, insomma. Però, cioè, tra loro e la Madonna, c'è stato un abisso fenomenale, capito? D'accordo? Cioè, ma anche tra Maria Santissima e il grandissimo San Giuseppe, c'è stato un abisso, ci sta. E tra San Giuseppe e tutti gli altri santi c'è stato un altro abisso, insomma, qui, se andiamo gironzolando un po', la scrittura dice un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, no? Quindi qui siamo circondati, insomma, di abissi. Poi ci siamo noi poveri peccatori che siamo abissi di miseria, e speriamo che tutti quanti ne siamo consapevoli dell'abisso di miseria e di nulla più una montagna di impastrocchiamenti vari che siamo, no? Però lì no. Cioè c'è anche un pochino il fatto, cioè noi dobbiamo enormemente
veramente proprio rallegrarci, credo, cioè le persone che amano il Signore devono rallegrarsi del fatto stesso che ha creato Maria e che l'ha fatta così come l'ha fatta, cioè perché cioè noi dobbiamo anche essere un pochino contenti, cioè ma anche per nostro Signore, dice, oh, c'è uno di noi che ti ha fatto vedere quanto sei stato bravo, perché il nostro Signore è stato bravissimo. Cioè, anche la mia vita, la mia persona, se non ci fosse stato il peccato originale, sarebbe stata molto più bella di quella che è. Ma purtroppo, nella realtà attuale, adesso del tempo, poi, quando speriamo che riusciremo un giorno ad andare in paradiso, preghiamo gli uni per gli altri che possa essere, chi lo sa poi come sarà dall'altra parte. No, certamente sul pianeta Terra, noi non possiamo dare a Dio la gioia di guardarci, pur con tutto il bene che ci vuole, sempre senza un po' di disgusto. Io, a me mi dispiace tanto di presentarmi davanti a un signore e dice: io vorrei tanto essere degno di te, signore mio, ma come faccio? Cioè, non, cioè, lo vedo in continuazione che sono un ammasso, una cosa continua di ogni sorta di miseria. Mi dispiace tanto, ma che ci possiamo fare? Ecco, possiamo dire: guarda la Madonna, consolati con lui e ringraziamo la Madonna anche che è stata grande a mantenere, non solo a mantenerla, ma ad accrescerla sempre di più la bellezza ricevuta e a dare a Dio tutta quanta la gioia, tutta quanta la gloria che purtroppo noi da soli non riusciamo a dargli. Ringraziamo anche il Signore che si accontenta anche di quel poco che possiamo dargli noi, redenti dal sangue di suo figlio, ecco, a condizione che perseveriamo, ecco, nella grazia e nella tensione verso la santità. Ecco, ci siamo riempiti un pochino di cielo, insomma, anche questa sera. Io sinceramente quando ascolto queste cose ne esco per primo, insomma, cioè, è sempre un grande regalo, anzitutto per me, ecco, facendo queste cose, avere la possibilità di reimmergermi un po' in queste ondate proprio di purezza, di luce, di vita, eccetera. Bene, alla prossima puntata. Amici cari, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. A presto.